cibi che bollano, buongiorno. Allora, mi vedete così un po' arruffato con il ciuffo ribelle, perché sono tornato stanotte all'incirca alle 1:30-2 dalla tenuta di San Rossore. È un posto dove io non ero mai stato, mi ci hanno portato degli amici e dell'on di pesca. E devo dire che mi sono divertito molto, non pensavo. Ho utilizzato un galleggiante da 2 grammi, classico galleggiante a peretta, galleggiante da 2 grammi, una spallinata con un bulk iniziale, ma non di quei bulk lunghissimi, un bulk composto da 4 pallini, e poi piano piano la lenza ad aprire, quindi molto, una lenza molto aperta. E solitamente mi viene detto che il finale deve essere fatto un po' più lungo rispetto alla pesca in fiume, di solito sui 60-70 cm, e l'amo indicativamente dal 16 al 20, perché appunto, specialmente se incontriamo delle orate, con la dentatura che hanno si rischia appunto che l'amo, non essendo molto resistente, si possa rompere o addrizzare. Io invece ho usato un finale di 50 cm, quindi 20 cm più corto della media, non ho mai superato l'11, dal 9 all'11 di diametro, con un amo dal 24 al 26, quindi ho stravolto un po' quella che è, o perlomeno per quello che mi era stato detto, ho stravolto un po' quella che è la pesca nelle foci o in mare. L'idea, ho pescato con una 7 metri, con un'azione molto morbida, perché ho pescato con la Holmich Royal 100 da 7 metri, una canna con un'azione da 0 a 10 grammi, quindi insomma, per pescare con finali dallo 0,9 allo 0,11 perfetta, mi sono divertito molto. E non ho preso pesci grandissimi, come li chiamano, da vicino alla porzione, ma non proprio da porzione, però mi sono divertito molto, specialmente con i muggini. Se si dovesse prendere, insidiare qualche pesce un pochino più grosso, magari un'azione da 0,16 grammi, 0,18 grammi, sarebbe quella più consigliata, perché insomma poi diventa difficoltoso. Il pesce di mare, paragonato al pesce di fiume, tira il doppio, se non il triplo, insomma hanno tutto un altro vigore e tutta un'altra forza. Quindi la pesca fondamentalmente è quella classica con la bolognese, quindi molto semplice, si parte con attrezzature leggere, non è inutile stare a portarsi dietro armadi interi di roba, quindi una canna, barra due, può succedere, uno fa sempre gesti scaramantici, ma può succedere qualsiasi inconveniente, quindi le canne è sempre bene portarle 2/3, una valigettina con finali, galleggianti, piombini, slamatori, quello insomma che più vi serve. Bachini, cosa importante, il bachino può essere utilizzato nella riserva di San Rossore solo per l'innesco, poi si può pasturare con le varie pasture, per il cefalo, per le orate, insomma quello. Però solo per l'innesco si può usare il bigattino. Quindi credo di avervi dato tutte le informazioni generali. Il video, ve lo ripeto, purtroppo non sarà un video spettacolare, di quelli con tutte le ripresine per bene, perché ero da solo e insomma l'ho fatto con il telefono quando avevo i pesci in canna e ho fatto i rilasci, quindi il video è questo, non vi aspettate niente di che, però ho detto, penso possa rendere bene l'idea per far capire che la pesca nelle foci è simile alla pesca che facciamo nei nostri fiumi. Un abbraccio a tutti! Amici di Che Bollano, buonasera. Sono, come vedete, in una location un po' particolare per me, perché sono in una foce, sempre con la bolognese, e mi sto per ora divertendo come un pazzo, quindi ho deciso, se ce la faccio perché sono da solo, di fare un videino. Vediamo, per ora le partite due volte, un muggine e una spigolotta, vediamo un pochino, ma vi faccio vedere come sono messo. Ci siamo messi così, bolognese da 7 metri, galleggiantino è là da 2 grammi, spallinata abbastanza aperta, finale un po' più lungo del solito, 60-70 cm dell'11, è un amino piccolino del 20.
Praticamente la pescata è molto simile a quella che facciamo al Cavedano nel fiume. Il posto, che ve lo dico a fare, è uno spettacolo. C'è una pace incredibile e ora si spera di pigliare qualche pesce. Che bollano? Mugginino. Con questa immagine bellissima, lo sfondo niente male, una bella spigolotta. Molto bellina, torna in acqua. Sarta dei pesci, ragazzi, fanno impressione, che posto. Sto godendo come un maialino. Vai libera. Ragazzi, ci risiamo. Siamo in piega di nuovo. Questa volta un'orata. Combattimenti spettacolari. Poi torno a ripetere che c'è una luce incredibile. Vai, vado a guadinarla, eh. Scusate, ma da solo è un po' un casino. E anche l'oratella torna libera. Vai. E al calare della notte si rilascia anche lei. Che bollano.